stiamo prendendo più consapevolezza di quelle che sono i nostri, di quelli che sono i nostri mezzi e delle caratteristiche di questa squadra, che rispetto all'anno scorso comunque è cambiata tanto, è cambiato l'allenatore e quindi sta cercando di dare la sua identità e far crescere e migliorare tutte le giocatrici. Comunque è una partita dove sono in palio 3 punti come tutte le altre partite del campionato, quindi la stiamo preparando con la massima tranquillità e curando tutti i dettagli così come abbiamo fatto in tutte le altre partite. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, adesso dopo il pareggio di Firenze c'è stata la sosta delle nazionali e adesso siamo di nuovo tutto il gruppo unito, quindi stiamo bene e ci stiamo preparando molto bene per domenica. La squadra che vince l'anno prima è sempre la squadra da battere, loro hanno vinto negli ultimi 2 anni e l'ultimo anno hanno vinto tutto, quindi sono sicuramente una squadra molto collaudata che si è rinforzata e ha cambiato pochissimo, quindi sono un gruppo molto, molto coeso. Domenica è una partita dove ci sono 3 punti, così come lo sono tutte le altre partite, quindi ci sarà da lottare domenica, così come abbiamo fatto in queste prime partite, così come ne faremo nelle successive. Già ai blocchi di partenza si era comunque le prime 4 squadre, quindi Juventus, Milan, Fiorentina e Roma erano date per favorite per i primi 2 posti. Il campionato via via si sta un po' delineando, però tutte le partite sono difficili e tutte le squadre possono metterti in difficoltà. Noi abbiamo sempre bisogno dei nostri tifosi e nelle partite che abbiamo giocato in casa sono sempre più cresciuti. Nel derby con l'Inter il loro supporto è stato fondamentale, quindi ci aspettiamo un grande seguito, nonostante forse il tempo non sarà molto clemente, però ancora di più scaldiamo il Brianteo e vi aspettiamo.